La storia della cugina Tribulation di Louisa May Alcott. Cara famiglia Merry, per rimanere in tema con la stagione, voglio raccontarvi di una colazione di Capodanno che feci da bambina. E sapete in cosa consisteva? Una fetta di pane e una mela. Ecco come andò, ed è una storia vera, dalla prima all'ultima parola. Quando scendemmo per colazione quella mattina, con i volti raggianti e i grembiuli freschi di bucato, trovammo nostro padre da solo in sala da pranzo. «Felice anno nuovo, papà! Dov'è la mamma?» domandammo in coro. È passato di qui un bambino per chiedere l'elemosina e ha raccontato che a casa pativano la fame, per cui vostra madre è andata a vedere. «Ah, eccola qui!» Mentre papà parlava, entrò la mamma. Era infreddolita e un po' triste, ma anche molto emozionata. «Bambine, non iniziate fino a quando non avrete ascoltato quello che ho da dirvi», esclamò. E ci mettemmo a sedere con gli occhi sgranati, senza toccare la colazione che avevamo davanti. Non lontano da qui vive una povera donna con un piccolo appena nato. Di bambini ne ha altri sei, stanno stretti l'uno all'altro in un solo letto per proteggersi dal freddo, poiché in casa non c'è un fuoco. Non hanno nulla da mangiare e il figlio più grande è venuto a dirmi che stavano morendo di fame in questa aspra giornata d'inverno. Piccole mie, rinuncereste alla vostra colazione come regalo di Capodanno? Restammo in silenzio per un momento a contemplare il porridge fumante, il latte cremoso e quel delizioso pane col burro. Da brave bambine inglesi quali eravamo, non bevevamo mai tè o caffè a colazione, né mangiavamo nulla di diverso dal porridge. Vorrei tanto che avessimo già mangiato tutto, pensai io, che ero una bambina un po' egoista e perennemente affamata. Sono così felice che tu sia arrivata prima che cominciassimo, disse Nan con allegria. Posso venire anch'io a portare il cibo ai poverelli? Chiese Beth, sotto il cui grembiulino batteva il più tenero dei cuori. Io posso portare il mio vasetto, dice la piccola May, offrendo orgogliosa l'oggetto che più amava. Ed io porto tutto il porridge, mi precipitai ad aggiungere, vergognandomi con tutto il cuore per quello che avevo pensato prima. Preparatevi e datemi una mano, mangeremo qualcosa al nostro ritorno, disse nostra madre, iniziando a impilare il pane e il burro in un grosso cestino. In un attimo fummo pronti e il corteo si incamminò. In cima c'era papà, con un cesto di legna sotto il braccio e un po' di carbone sotto l'altro. Poi la mamma, con un fagotto di panni caldi e la teiera. Nan e io portavamo insieme un secchio di porridge bollente e una brocca di latte a testa. Beth, della carne fredda. May, il vasetto, il suo vecchio cappuccio di lana e degli stivali. E Betsey, la domestica, chiudeva la fila con un sacco di patate e della farina d'avena. Per fortuna era presto e prendemmo vie secondarie, per cui ci videro in pochi e nessuno rise di quella buffa comitiva. Era davvero povero, spoglio e misero quel posto, finestre rotte, niente fuoco, abiti logori, il piccolo che piangeva, la madre ammalata e un mucchio di bambini pallidi e affamati, stretti sotto una coperta per cercare un po' di tepore. Come sgranammo gli occhioni? E in che sorrisi si aprirono quelle labbra violacee appena entrammo. Ah, mein Gott, sono arrivati gli angeli buoni, esclamò la povera donna piangendo di gioia. Angeli buffi, con cappucci di lana e mufole rossi, dissi io, e tutti risero. Poi ci mettemmo al lavoro e dopo 15 minuti sembrava davvero che fossero passate di lì le fate. Papà accese uno splendido fuoco nel vecchio camino e tappò la finestra con cappello e cappotto. La mamma sistemò i bambini tremanti intorno al camino e avvolse la povera donna con dei panni caldi. Betsey e noi altre preparammo la tavola e demmo da mangiare ai piccoli affamati. Das ist gute, che bontà! Der Rangelkinder, dicevano i piccoli mentre mangiavano, sorridevano e si crogiolavano al calore della fiamma. Nessuno ci aveva mai chiamate bambine angelo prima di allora, e ci piacque moltissimo, soprattutto a me, visto che mi dicevano spesso che
che era una specie di Sancho Panza. Fu così divertente. Papà, con un asciugamano legato a mo' di grembiule, diede da mangiare al bimbo più piccolo. La mamma vestì un povero neonato con tenerezza, come se fosse figlio suo. Betsey offrì alla madre un pasto a base di farina d'avena e tè e la consolò, assicurandole tempi migliori per tutti. Nan, Lu, Bet e May svolazzavano qua e là tra i sette bambini, parlando e ridendo e cercando di capire il loro buffo inglese stentato. Fu una colazione molto felice, anche se noi non mangiammo nulla. E quando ci ritirammo, lasciandoli tutti così sereni, dopo aver promesso che saremmo tornati presto con il cibo e vestiti, credo che in tutta la città non ci fossero bambine più felici delle quattro piccole affamate che avevano donato la loro colazione e si erano accontentate di un po' di pane e una mela il giorno di Capodanno.